è indispensabile per l'uomo. I fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di VB. L'uomo non è solo nello spazio, è qualcuno che vi vede c'è sempre, poiché è indispensabile per l'uomo essere controllato da civiltà più evolute. Alcuni vostri atteggiamenti sono ancora limitati dalla vostra chiusura mentale, per cui sparare bombe atomiche senza conoscerne le conseguenze ha richiesto per tutto il pianeta Terra un intervento un po' più diretto del solito da parte di chi, benevolo per voi, vuole che l'uomo e gli elementi viventi sulla Terra continuino il loro percorso. Ma ogni volta che fate esplodere i componenti di un atomo, la reazione naturale, senza interventi specifici di chi conosce il tutto, è quella di un'esplosione a catena di tutti gli altri atomi. La catena è stata bloccata quando ce n'è stato bisogno, ma non dall'uomo, e ha comportato comunque delle conseguenze negative per voi umani che tuttora dovete assorbire e di cui ancora non vi siete resi conto, in quanto c'è stato uno stravolgimento energetico che ancora deve riassestarsi completamente. Delle forti energie positive provenienti da altri mondi vi hanno assistito in alcuni particolari vostri momenti, energie mosse da chi cerca ogni giorno di farsi sentire, ma il linguaggio è quello dell'amore ed è poco parlato dall'uomo, che cerca la conferma dell'esistenza dell'amore divino sui libri scritti da altri. È il sentire che vi darà la prova che ci siete, che esistete a livello totale e non marginale. Non confondete alcuni discorsi, rivolgete il pensiero a ciò che vi attira, di cui vi piace interessarvi, e piano piano gli orizzonti si amplieranno. Nulla deve essere considerato compito, nel senso pesante del termine. Ma tutto deve essere gioia, poiché la gioia è la benedizione della vostra esistenza.